Buongiorno a tutti. Oggi in questo video voglio farvi vedere, sto realizzando alcuni nuovi stampi e voglio far vedere il mio work in progress, di questi stampini. Adesso li faccio vedere e poi vi farò vedere anche, piccolo scopriamo di quattro stampini che ho già fatto, così vediamo come sono riusciti. Allora, quelli che sto, per fare sono questo con tutti i charms Sailor Moon, vedete, attaccato dietro bene con lo scotch. Uno, questo lo farò, poi due stelline per orecchini, belle, sono piccine però ben lucide e bombate. Poi farò quest'ancora, e i cabochon sono bianchi e quindi forse non si vede molto bene, però lucido anche lui, vedete, molto bellino col forellino per poterlo poi appendere. Poi abbiamo questo diamantino. Questa croce, ecco, poi farò questo fiocchetto di Hello Kitty, poi questa stella ricavata dai miei ultimi acquisti, ho sradicato un paio di orecchini per poterla fare. Infine, no, questo qui, il penultimo, molto carino, il cactus con i cuoricini, questo, poi c'è il gattino della Lego, guardate che bellino, spero mi riesca bene, ci ho messo un po' di plastilina perché qua c'era un foro per coprirlo. Così non passa la gomma, insomma, attraverso, così dovrebbe riuscire, vedremo. E poi ne ho fatti già quattro, di cui li scopriamo insieme. Eccoli qui. Sono piccini, però ben conosciuti, tipo l'unicorno. Stacco. Velocemente. Tutto al più, stoppa un attimo il video, li stacco tutto sto scotch e poi lo vediamo insieme. Sì, a tra un po'. Ecco fatto. Allora partiamo, dicevamo, con l'unicorno, vediamo che ne viene fuori. Ok. Perfetto, non c'è male. Ecco, finalmente è messo a fuoco. Benissimo, non vedo imperfezioni. Andiamo avanti con, eccola qui, una coroncina. Questi cabochon bianchi è un kit che ordinai da AliExpress proprio per fare gli stampini. Sono tutti bianchi. Bianchi glitterati, vedete? Tada! Anche questo pare che sia eccellente. Molto bene, molto bene. Poi abbiamo, questa è praticamente la testa di Iron Man dei Lego. Simpaticissimo, spero tanto che mi sia riuscito l'esperimento, perché questo è un casco. Che si apriva, insomma, e quindi non vorrei che sia passata la gomma attraverso. Andiamo. Voilà. Ecco. Vedete il soggetto? Che carino.
ha questa caratteristica, vedete che si apre, perciò certo è passata della gomma, vedete. Vabbè, vediamo se poi ci farò una colata. Sì, un po' esce fuori, però ci farò una colata di resina per vedere il risultato, ovviamente. Un po' ci passa, vedete, qui ci sono dei pezzettini. Probabilmente cercherò di tagliarle. Chissà, vediamo. E poi abbiamo sempre della Lego il croissant. Chissà che ne è uscito fuori. Vediamo. Non rompere niente, stabilmente. Ecco qua. Tadà, vedete quanto è bellino. E anche lo stampino pare sia riuscito. Alla grande, per fortuna, molto bene, meno male, perfetto. Io continuo a lavorare così poi quando li finisco tutti questi stampini li andremo a scoprire insieme. E spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo, la seconda parte dello scopriamo gli stampini. Grazie a tutti, vi mando un bacio. Ciao ciao.